Gusto, prodotti di qualità ed eccellenze del territorio protagoniste a Pistoia, la Toscana in bocca, la manifestazione enogastronomica che torna alla cattedrale Ex Breda dal 21 al 25 aprile prossimi con chef di livello e ospiti di fama internazionale. Un'occasione per ribadire come il cibo nell'anno italiano che lo celebra sia un grande strumento di promozione del territorio. Un'occasione di riconoscibilità del merito del lavoro fatto ai tanti operatori che nella provincia di Pistoia e Prato, in questo settore, costituiscono un'eccellenza. Sono un presidio territoriale, sono un presidio della cultura, delle nostre tradizioni e della nostra capacità di essere innovativi e competitivi in un mercato che non lascia molti spazi. La grande distribuzione parla di altro, parla di altre filiere, di altre facilità di commercializzazione, ma c'è una dimensione di eccellenza anche nella piccola dimensione che può restituire dignità, che può narrare di noi, delle nostre storie, delle nostre tradizioni con grande qualità. Diventa veramente una manifestazione che è volano di turismo. Durante quei giorni la città offre molto, dà mostre nei nostri musei più importanti, a Palazzo Fabroni, alle sale affrescate, al Museo Civico, ad iniziative nel centro storico, fino ad arrivare appunto alla Toscana in Bocca e alla vicina biblioteca che avrà una notte il 21 aprile, che è la notte bianca della biblioteca, che è quella più grande della Toscana. Insomma, la Toscana in Bocca sta in un sistema di iniziative della città che offre molto al turismo, che si affaccia ora prepotentemente alla vocazione turistica dopo l'anno di capitale italiana della cultura e che speriamo di mantenere. Tra i volti noti del mondo della ristorazione di qualità e della TV ci sarà modo di incontrare Fabio Picchi, fondatore del Teatro del Sale di Firenze e dell'Accademia del Cibreo, e ancora Max Mariola, volto di Gambero Rosso Channel. Madrina della manifestazione sarà Nife Olde, anima dell'Enoteca Pinchiorri, prima donna chef ad aver ottenuto 3 stelle Michelin. Oltre a loro spazio oltre 40 ristoratori che dagli spazi dei propri stand offriranno ognuno 2 piatti per comporre un menù toscano di circa 80 portate. Un'occasione per scoprire Pistoia e la Toscana a partire dal gusto. È un appuntamento, sia i cittadini, i visitatori, i turisti, insomma, sentono la voglia di vivere queste giornate nelle quali con semplicità e anche veramente in modo genuino si vada a parlare di cucina, si mangia, si sta insieme, si vivono insomma anche esperienze culturali che danno il senso del valore del cibo.